Ciao a tutti da Sardor e bentornati su Children of Silentone. In questo episodio riusciremo ad emergere da quella foresta. Ci saranno tanti enigmi che risolverò a caso, totalmente a caso. Ma quando torneremo al nostro villaggio troveremo una sorpresa abbastanza incredibile. Tutto il nostro mondo è cambiato. Un mondo che prima credevamo sicuro, adesso non lo è più. Ma non aggiungo altro. Buona visione. Allora, Lucy, io mi domando dove cacchio siamo, capitale. Che è sta roba? Boh, esploriamo. Cos'è? Ok, ne sappiamo tanto quanto prima? Apparentemente sì. Qui possiamo interagire. Ah, possiamo toccare. Fa un po' ho capito. Io sono negato in queste cose. Io tocco a caso, quello che succede, succede. Eccoli. Quindi, no, se io schiaccio questo, adesso dovrebbe... quando mai nella vita... Non sono capace a fare ste cose, gioco. Ma perché ci mettete ste cose? Ce l'abbiamo fatta a casissimo, sì. Non a caso, a casissimo. Io non sono in grado a fare ste cose. Allora, vediamo un pochettino qua in giro. Abbiamo altro? No, non mi pare, no. Ok, entriamo. Lucy, vabbè, quello che succede, succede. Tanto ormai è peggio di così. Dove cacchio stai andando, ragazza mia? Boh. Ok, siamo finiti in un pertugio. Siamo entrati dalla bocca, speriamo di non uscire dal... Sì, ci siamo capiti. Ok, e non vedo niente? Abbiamo nulla? No, non abbiamo nulla. Per ora, poi vedremo. Ok, Lucy, avvicinati. È tanto peggio di così ormai. Eccoli. Ah, il mostrillo di nuovo. Lui si è sopra. Noi siamo sotto. Almeno qua non ci vede, ci fa di culo. Proseguiamo. Ok, adesso potrebbe vederci. Adesso potrebbe tanto vederci. Sono successe cose, sì. Sono successe cose. Ah, no, non possiamo andare su. Ma forse è un bene. Andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo qua. Sempre più rossiccio. Il tutto sempre più rossiccio. È rosso no good, a casa mia. Allora, vediamo un pochettino adesso dove cacchio sbuchiamo, per curiosità. Lucy? Lucy? Sì, siamo noi. Chi è che parla? Lucy, tesoro. Madre? Sei tu? Probabilmente sì. Vediamo un po'. Gioco? Ah. Lucy, dove cacchio siamo finiti? Uccelli tutto attorno. E non in quel senso. Non in quel senso. Ragazzi, c'ho 12 anni, cazzo. Allora, ok. Sono un coglione? Sì. Mamma mia, dove siamo? Non possiamo fare nulla? No, non possiamo fare nulla. Ok, allora, ok. Abbiamo capito che la strada è verso l'alto. Andiamo. Dove cacchio andiamo non ne ho la più pallida idea, eh? Andiamo su. Tanto dobbiamo seguire per forza di cose questa strada qua. Vedere dove cacchio ci porta. In uno spiazzo. Ok, c'è niente? No, pare di no. Anche se non mi fido al gioco, non mi fido. Lucy. Oh, un albero strano. E questo che posto è? E che ne so io? Non so tanto quanto te. Allora, se ho imparato una cosa da sto gioco, è che quando vediamo una cosa del genere, probabilmente non otteniamo una ciolla di niente. No. Pensavo che quei canti potessimo utilizzare. Ah, c'è un'iscrizione. Della paura, questo è il volto. Anime inquiete sono in ascolto. Ciò che è perso sarà donato. Ciò che è respinto sarà rubato. Infila la mano o niente? E Lucy, peggio da così. Metti la manina. Al massimo la perdiamo. Sì, al massimo andrà in giro col moncherino. Abbiamo... Gioco, queste cose qua già mi inquietano, perché so già come andrà, quello che andrà a succedere. No, è pe. Cos'è su...
Cos'è quell'affare lì dietro? L'ho visto, t'ho visto. Ti vedo, t'ho visto. Ok, è sparito tutto. Cosa è stato? Oh, ho sentito uno strano suono. Sembrava una voce. No, non una voce. Un canto? Ottieni una nota. Ok, abbiamo ottenuto una nota. Che ci facciamo nella nota? Ma abbiamo il terzo canto. Hai appreso un nuovo canto. È una melodia dal suono misterioso. Pare sia in grado di svelare i segreti. Oh, seleziona un nuovo canto. Seleziono sì. Provo a usarlo qui. Va bene. Esteca. Aiuta Lucy a illuminare tutti i tasselli. Sì, vabbè, ciaone. Clicca sugli occhi. Fa sì che emanino luce. Ok. Clicco qui. Un occhio non può aprirsi se è già illuminato da un altro occhio. Attenzione, questi blocchi sono sensibili alla luce. Non illuminarli troppo o saranno guai. Che culo. Cosa devo fare io? Così? Sì. Poi facciamo così. Poi facciamo così. E facciamo così? Un gioco, cosa devo fare? Di grazia. Proviamo a fare così? Ah, no. No. Sì, ma non ho capito, gioco. Non mi è chiaro, no good. Ok, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Non ho nemmeno capito io come. Ma vabbè, è lo stesso. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è qui. Cosa succede adesso? Che ne so io? È un'ora che giriamo come degli allocchi. Vabbè, possiamo andare di qua, possiamo andare di su. Andiamo di qua, vediamo un pochettino cosa abbiamo. Perfetto, meraviglioso. Ok, abbiamo altre cose. Sì, abbiamo altre cose. Possiamo proseguire su, che probabilmente sarà la strada che si ricongiunge. Allora, qui no. Questo no. Questo neanche. E questo ancora meno, immagino. Quando mai? Già. Possiamo andare anche su di qua. Bene, meraviglioso. Andiamo di qua. Per la cronaca mi sto già perdendo tantissimo. Queste strade sembrano tutte uguali. Mi sono perso. Sì, ci siamo persi, ma proprio tanto. Dove cacchio siamo finiti? Ah, possiamo andare su, possiamo andare di là, certo. Possiamo andare da tutte le parti. Andiamo di qua. Vediamo. Ma io sto girando a vanvera, sto girando a vuoto. Assolutamente sì, sono tutti uguali. Sì, sono tutti quadri che si ripetono. Allora, vediamo. Infatti, guarda un po', se non lo sapevo. È un labirinto, che palle. Sì, è un labirinto. Proviamo ad andare su, qualcosa succederà. Ciapa chi è cicialà. No, succede un cacchio. Un labirinto, bello e buono. Siamo persi, Lucy. Tanto per fare una cosa nuova. Gioco, quando non ti tollero quando fai così. Andiamo su. Siamo sbucati da una parte strana, però. C'è qualcosa qua? No. Proviamo a salire. Sì. Allora, vammi di qua. Allora, siamo arrivati in un punto. Fermati. Che qua c'è l'uccelletto. Che strano uccellino, non ho mai visto uno così. No. Le sue piume sono azzurre come il cielo. Non sembra aver paura di me, forse. Allora, possiamo fare cose? Cantiamo all'uccelletto. Ci dici cose, uccellino? Ok, sta andando su. Seguiamo l'uccellino. Dove sei? Ah, ha cambiato colore l'uccelletto. Ok, ciao, com'è? Cantiamo di nuovo l'uccelletto, vediamo dove va. Questo bastardo uccelletto di merda. No, mi sono cagato addosso. Sì, mi sono cagato addosso. No, sei nuovo qua. Da capo. Ma seria. Allora, possiamo usare i canti sugli uccellini. Sì, e mi domando se cambia qualcosa. Allora, io sto guardando i colori dell'uccelletto. L'uccelletto è rosso, quindi... Vabbè, proviamo questo. Qualcosa sarà. Ok. Bastardo uccelletto di merda. Non era il canto giusto.
Allora proviamo col primo canto. Maledetto, ho fame. Neanche questa è quella giusta. Allora, uccelletto verde. Dimmi cose. Sconosciuto, ha un bel piumaggio verde. Non sembra aver paura di me. Allora, verde. Verde sta per foglie. Proviamo questo. Il primo canto. Il primo canto è sbagliato. Allora, uccellino di colore rosso. Proviamo di nuovo il canto dell'albero. E si triggerà male. Ok, abbiamo l'uccellino blu. Azzurro, ok. Ti andrà bene questo canto? Vediamo. Azzurro, il primo? Sì, azzurro il primo. Ok, seguiamolo. Vediamo dove va sto stronzo. Ok, verde. Allora, verde o è questo o è questo. 50% di probabilità che le canneremo tantissimo. Ma io sono stronzo e seleziono il terzo. Vediamo. Si triggera? No, non si triggera. Ci ho dato a caso? Sì, tantissimo. E ce l'abbiamo fatta. Adesso compare l'uccellino rosso. E sarai il secondo? Ci provo? Sì, alleluia, viva Dio. Un momento, laggiù, vedo qualcosa di familiare. Vai, Lucy, che forse ci leviamo da sta minchia di foresta. Gioco? Grazie, eh. Ma! Ma! Padre! Cioè... Non sto capendo. La ragazzina non riesco a leggere. Cosa? Sì, figurati. Non riesco a leggere. Non riesco a leggere cosa c'è scritto. Che significa? Non capisco una parola di quello stanno succedendo cose. Au! Dove mi portate, Lucy? Brutte bestie di Satana. Che cazzo sta succedendo, gioco? Papà, mi dispiace. Avevi ragione tu, la foresta è... Dove stai andando? Cosa cacchio è successo stavolta? No. Sei nella tua camera? Perché? Perché erano tutti così arrabbiati? E che ne so. Papà non ha detto parole ed è uscito senza dire dove andava. Nella foresta è stato tutto così confuso. E ora? Ora mi sembra confuso anche il villaggio. Mi fa paura, ecco. Lucy, cosa cacchio sta succedendo in questo posto? Non capisco. Deve essere successo qualcosa. Ma va? Ma guarda, se non me lo dicevi te non me la davo, coraggio, non devo aver paura. Sono a casa. Eh sì, certo. Vai tranquilla proprio. Allora, non possiamo... No, possiamo interagire con qualcosa. Il fiore era secco, l'ho buttato via. Ok, questi sono i disegni. Ok, ma sono sempre le solite cose. La foresta e il villaggio sono spaventosi. Entrambi spaventosi. Una coperta aggiuntiva. E qui c'è il solito canzino. Sì, manca la palla. Manca la palla che era qua. Scendiamo? È meraviglioso. Però aspetta, possiamo usare qualcosa. Non questo. Questo? Perché ci sono gli stessi rovi della foresta? Cosa ci fanno a casa mia? Che ne so io. Quello in gran parte è la porta. Sì, canticchia. Minchia, c'è un altro enigma. Vabbè. Come cazzo facciamo adesso? Non lo so. Ok, abbiamo risolto anche questo. Questo quadro. Un po' a caso, ma no, neanche più di tanto. Ci sono arrivato con deduzione. Ok, e si sblocca la camera da letto dei genitori di Lucy. Entriamo? Entriamo. È la prima volta che entriamo qua dentro. L'armadio di papà è... E mamma, i suoi vestiti sono ancora tutti qui. Già. Allora, qui cosa abbiamo? Sono tutti i libri di papà. Quando mamma mi insegnava canto, lui era spesso qui a studiare. Ok, io sono convinta che sia bravo nel suo lavoro. Ma lui sembra più interessato a cosa dicono gli altri. Ecco, sì, classico. C'è altro? Ci sarà dell'altro, sì. Allora, possiamo usare il nostro potere qua sul letto?
o sull'armadio, vabbè, comunque qua. È certo. Gioco, ma sì, perché io lo capisco questo. Allora, no, ragazzi, la metto. Questa è una dinamica che io non sono riuscito a capire e non riesco tuttora a capire come funziona. Prima l'ho proprio azzeccata a casissimo, ma a caso proprio. No, non riesco a capire con che criterio tu devi accendere gli occhi. Allora, l'unica cosa che riesco a capire è che questo e questo sono già illuminati, quindi basta che vengano colpiti una volta. No, sono parzialmente illuminati. Quindi se vengono colpiti due volte, si accendono. Questo tre. Allora, se io faccio così e faccio così. Sì, figurati. Quando mai nella vita. L'abbiamo risolto, non so in quale oscuro modo, Vabbè, io non avevo mai visto questo cassetto. Per forza. Ok, è pure chiuso. È merda. Non mi piace fregare tra le cose di papà, però sento che potrebbe tenere qualcosa di importante. Allora, probabilmente dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Esci, Lucy, grazie. E andiamo giù di sotto. Guardala la merda, guardala la merda. Allora, qual era questo? No, non era questo. A forza di tentare, dai. Allora, proviamo. Quei rovi sono anche qui. Avvolgo completamente Carion. Devo liberarlo. Ok. Liberiamolo. Era questo? No, non era questo. Era questo? Sì, era questo. Ancora. Ah, no, questo è quello o quell'altro. Ok. Proviamo a fare così. E l'abbiamo liberato. Ok, vabbè. E questi sono abbastanza semplici. Li capisco al volo. Ma gli altri ho qualche difficoltà. Ok, vattene, radice maledetta. Sono svaniti. Carion, è chiusa chiave. È purca di quella porca. È tutto chiuso a chiave. Non abbiamo neanche un oggetto. Ottimo, meraviglioso. Vabbè, raspiamo da tutte le parti. Tutti questi bicchieri. Papà avrà avuto ospiti? Dubito. Allora, abbiamo trovato della roba a terra. Ah, che disastro, pieno di vetri. Ottieni un adesivo. Ah, ok, un adesivo. Vabbè. Pazienza. Allora, dobbiamo vedere ovunque. Proviamo ad uscire. Certo, chiama sta ciolla. Perché è chiusa? Padre? Già. Non mi faccio chiudere in casa. Sta succedendo troppe cose strane e io voglio capire. Devo trovare un altro modo per uscire. Certo. Il caminetto? Oh, no. Però possiamo prendere qualcosa qui. Uno strumento del crimine, un attizzatoio, è perfetto. Ottieni un attizzatoio. Che lo utilizzeremo a sto punto per far leva sulla porta? No. Ok, l'attizzatoio lo usiamo sul pertugio. Sì, lo usiamo sul pertugio. Oh, beh, in fondo quest'asse andrebbe riparata. Che differenza fa se la rompo solo un altro po'? Niente, figurati. Ok, spacca tutto. Distrugge, disintegra. E possiamo uscire at this point? Spero non ci faccia caso. No, mica, c'è un buco che fa paura. Vabbè, siamo comunque usciti. Sì, siamo usciti. No, aspetta, abbiamo trovato un attimo. Praticamente c'era il manifesto di Lucy come persona scomparsa. No, c'è qualcosa che non cosa, Ok, c'è qualcosa? C'è qualcosa? Ma... blu? È blu quello? No, non ti capisco, parlate tutti così piano, mi confondete! No, aspetta, perché qua c'è da capire, il canto funziona, sì, funziona. Ok, vabbè, sì. E mo? Allora, io vado a tentativi, mo, Ok, adesso siamo comparsi qua. Se io gioco qua. Ecco, grazie. Ora andiamo qua. Una volta che siamo qua, scendiamo giù e ce lo prendiamo nel cu. Perché no, non è questa. Ok, l'abbiamo risolto? Probabilmente sì, l'abbiamo risolto. Ok, non è stato difficilissimo, c'è qualcosa che non mi cosa. Ci sono... quella deve essere Lucy. Lucy! Hanno detto che sei andata nella foresta, è vero.
Io mi sono persa, la nebbia era così, così fitta. È tutto così confuso, no, non volevo andarci, ma per un attimo ho sentito una voce familiare. Insomma, ho pensato che... Però non capisco cosa ha preso tutti quanti quando sono tornata, cioè, sto bene, perché sono tutti così ostili? Come perché? Credo che non siano arrabbiati per... No, non è quello che intendo. C'è qualcosa di più che non riesco a spiegarti. No, non sono nemmeno io. Siete strani. Il villaggio... No, non mi sento più al sicuro qui. Silenzio imbarazzante. Io una cosa così me la ricordo. Ci sono già passato. Lucy, tu non intendi sparire, vero? Cosa? Ma certo che no, ma cosa stai dicendo? Luca, prima di sparire era strano, irrequieto. Mi ricordi un po' lui. Blu, la situazione mi spaventa. Non credere che io non mi faccia prendere dai mostri senza lottare, ecco. Se dovrò affrontarli, lo farò. Forse non devi. Forse puoi semplicemente... ignorare tutto e restare a casa, restare qui. Ho visto la tua foto in piazza, le persone nelle foto, poi spariscono. Io sono qui e intendo restare, non preoccuparti. Ora devo andare, se mi vedono qui metteranno in punizione anche me. Va bene, Lucy, fa attenzione ai mostri. Sì, ok, vabbè, ci proviamo. Ok, e abbiamo risolto cose? Si è piantata quanto prima, Lucy. Siamo in un posto veramente surreale. Allora, vediamo un pochettino qua attorno. Oh, è secco. Ha avuto un breve momento di gloria. Ah, ok. Allora, abbiamo un qualcosa qua. Sì, abbiamo un qualcosa qua. Proviamo a risolvere questo. Ah, dai, rivolta gli occhi. Che palle. Proviamo così. L'abbiamo risolto, non so come. A caso, sì, a caso, assolutamente. Questo è forse l'ingresso della vecchia scuola? Oh, andiamo un attimino a vedere qua questo tizio. Certo, abbiamo capito tutto. Però forse possiamo fare così? No, non possiamo fare così. Ah, bloccato. Abbiamo ancora qualcosa. Abbiamo l'attrezzatoio che useremo immediatamente qui. No, non lo possiamo usare qua. Ok, non avevo mai notato questa cosa. Una cassetta di lettere, non le fanno più così. Spunto una lettera, pigliala. Sembra indirizzata a me. Ottieni una lettera. Ok, e andiamo a vedere la lettera subito immediatamente. Oh, c'è un messaggio. E questo cos'è? Ottieni un biglietto misterioso. Ok, vediamo nel biglietto. Una chiave piccola, che è la chiave del carillon. Sicuramente. Potrebbe essere anche la chiave del cassetto. Dove hai già visto queste decorazioni? Non lo so, fammi vedere. Chiave minuta. Anzi no, prima leggiamo il messaggio. Nessuno torna dalla foresta. Nessuno, nessuno, nessuno. Tranne te. Scopri la verità. Non hai più molto tempo. La vecchia. Questa è la vecchia. È la vecchia che ci ha mandato un messaggio. Chiave. Fa un po' vabbè, gioco no. No, oh, torniamo indietro. Immediatamente. Torniamo al carillon. O al carillon o al cassetto, uno dei due. Eccolo qua, abbiamo trovato il carillon e chiave, possiamo usarla qui. Si è aperto e funziona ancora. No, il carillon con la melodia del gioco. Che bello! Ci sono delle lettere e un'altra chiave? Ottieni una chiave di bronzo e la chiave la useremo su di sopra, Artis Point. Non c'è alcuna firma. Insegnare a tua figlia a cantare quando tu stessa non ne hai il coraggio. Dove è finito il tuo orgoglio? A fare le cose a metà si fanno solo danni. Puoi continuare a ignorare le mie lettere finché vuoi, ma sappi che stai sprecando il suo talento. Come ho insegnato a cantare a te, potrei farlo con tua figlia. Smettila di ascoltare quell'idiota di tua Maria, la vecchia, questa qua è la vecchina, eh? Sì, sì, è lei. Ok, è possibile che siano delle lettere di quella vecchia? Sì, sono le sue. Allora è vero che è stata a lei a insegnare a cantare a mia madre? Sembra che mamma non le abbia mai risposto. Non l'avrei fatto neanch'io. Proprio antipatica. No, secondo me quella lì ne sa tanto. Ma ne sa tanto. Abbiamo ancora cose? Allora, Lucy, vola di sopra. Vola di sopra che dobbiamo aprire quel cacchio di cassetto. Qua c'è
Qua ci sono cose. Vabbè, no, c'è il solito specchio. Ok, entra dentro e usa sta maledetta chiave. Apri questo cassetto, voglio sapere tutto. Oh, ci sono dei fogli bianchi, matite. Oh, sembra che questo quaderno sia stato usato molto. Forse non dovrei leggerlo. No, leggi. Leggi, dobbiamo scoprire cose. Oh, deve essere molto vecchio. Gran parte delle parole sono sbiadite. Riesco a leggere solo alcune frasi. E leggi quello che riesci. In questo diario raccoglieremo tutte le nostre avventure. Sembra la scrittura di un bambino. Regole. Gli adulti non parlano d'altro. Oggi abbiamo deciso di scoprire il segreto della foresta. Allora, questo potrebbe essere il diario di padre. La butto lì. Oh, altre pagine sbiadite. Perfetto. Oggi abbiamo provato a fare un'imboscata a un mostro. Eloise ha scavalcato la staccionata del granaio e si è messa a fare un gran chiasso, mentre io e Chloe eravamo nascosti, pronti a intervenire, anche dopo aver alzato la voce. Non è successo niente. Forse funziona solo di notte? Non lo sappiamo. Oh, ma quindi, questo è il diario di mamma e papà da piccoli? E chi è Chloe? Chloe potrebbe essere la zia? La sorella di tuo padre scomparsa? Caro diario dell'avventura, le avventure sono finite. Abbiamo svelato il segreto. Abbiamo combattuto e ciò che abbiamo ottenuto è stato solo perdere persone a noi care. Chloe è stata persa, infatti. Ci siamo promessi di lasciare questa storia nel passato. Restare uniti è più importante della verità. No. No, non è più importante la verità. Oh, è quello che mi aveva raccontato papà. Chloe deve essere il nome di sua sorella, infatti. Allora, da qui in avanti le pagine sembrano vuote. Forse non c'è altro. No, sfoglia. Visto? E questa che sembra una lettera. Leggi sta lettera. Allora, è recente. Sembra la scrittura di papà. Lucy è come eravamo noi. Vuole capire. Oggi le ho detto che non saresti tornata. Non voglio che ti insegua. Non voglio che mi portino via anche lei. Lo sai, io non verrò a cercarti. Nessuno verrà. E tu, invece, proverai a tornare? Un momento, si riferiva alla mamma? Ma lei, no, lui mi aveva detto che... Papà mi ha mentito. Mamma è ancora... Padre! Tu mi devi dire cose prima che ti uccida. Papà! Sì, tu sei un bugiardo, ecco. Non posso crederci, ti aspetti che la mamma si salvi da sola? Dovremmo andare a cercarla, subito. Sì, vai sereno che ho capito tutto proprio, Minchia, no, mollami, brutto. Sei un bugiardo. Sì, abbiamo capito tutto. Non chiudermi dentro, aspetta. Ok, ti detesto, tant'errimo. Hai sempre detto che mamma era scomparsa e che non c'erano speranze. No, la speranza c'è. Papà. La speranza c'è sempre. È andato via di nuovo. Ci ha chiuso dentro, immagino. Non posso crederci. Quindi mamma è ancora là fuori, da qualche parte. Io credo sia nella foresta. Ecco, ho deciso. No, basta, non mi importa più niente le loro regole. Andrò a cercarla e questa volta non avrò paura. Ok, e con papà non provo neanche a ragionarci. Questa notte fuggirò nella foresta senza farmi scoprire. Come, Lucy? Come? I mostri non mi fanno paura, mica. Niente. Ok, qualcosa mi dice che la nostra Lucy partirà all'avventura. Ok, non sento più rumori. Papà è andato a dormire. Già, pare di sì. Bene, diamo inizio all'operazione e salviamo la mamma. Sarà meglio prendere un po' di scorte con me e soprattutto trovare un modo per uscire da qui. E per ora fermiamoci qui, siamo riusciti a ottenere un bel po' di cose e stiamo scoprendo delle cose abbastanza curiose. Adesso dobbiamo andare fino in fondo, dobbiamo capire perché è successo tutto. Perché tutti hanno così paura della foresta e soprattutto dov'è finita nostra madre, perché è ancora lì fuori e noi dovremo cercarla. Comunque, se l'episodio vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco se volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao!